Bene ragazzi, ben ritrovati. Oggi ci troviamo qui a fare una recensione comparativa tra i due fratelli Xiaomi Mi 2S 32 GB 13 MP e Xiaomi Mi 3 16 GB. Iniziamo con le caratteristiche. Xiaomi Mi 3 abbiamo già detto che è schermo 5 pollici 1080, 1920x1080, 441 pp. Pesa 145 grammi, 144x72 per 8,1 mm di spessore, 3050 mAh di batteria. Xiaomi Mi 2S invece abbiamo uno screen da 4,3 pollici, risoluzione 1280x720, 342 ppi. Le dimensioni sono 126x62x10,2, peso 145. Batteria è estraibile ed è da 2000 mAh, mentre processore abbiamo, sono entrambi quad core. Per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 3 abbiamo lo Snapdragon 800 da 2,3 GHz con una GPU Adreno 330, 2 GB di RAM, mentre per quanto riguarda il Mi 2S abbiamo un quad core da 1,7 GHz, Snapdragon 600, Adreno 320, sempre 2 GB di RAM. Per quanto riguarda le fotocamere, invece abbiamo entrambe le fotocamere davanti con lenti Sony da 2 MP, registrano entrambe a 1080p, ed entrambe le fotocamere posteriori da 13 MP, lenti Sony. Mentre lo Xiaomi Mi 3 ha anche un doppio flash della Panasonic, scusate, della Philips, mentre ne ha solo uno lo Xiaomi Mi 2S. Bene, iniziamo a parlare di la cosa che principalmente mi ha un po' deluso, che è la rete. Infatti, per quanto riguarda la presa, la potenza, la forza della rete sul Mi 2S è un attacca più forte. Adesso vi faccio vedere About Phone. Abbiamo montato la V5 su entrambe le ROM, i telefoni, solo che abbiamo potenza del segnale. Per quanto riguarda il Mi 3 abbiamo meno 87 dBm, mentre per quanto riguarda il Mi 2S abbiamo meno 83 dB e 15 ASU, mentre 13 ASU per il Mi 3. La cosa che mi ha deluso della presa della rete telefonica del Mi 3 per adesso è una certa lentezza nel passaggio tra HSDPA e Edge. Mentre il Mi 2S questa cosa lo gestisce già meglio, probabilmente perché è stato migliorato a livello software con tutte le release che sono state fatte, mentre per il Mi 3 Snapdragon 800 ancora non ne sono uscite di release. Quindi aspetteremo e speriamo che risolvano questa piccola pecca. Colori del display. Allora, colori del display, vi faccio vedere le solite. Allora, qua devo andare in immagini, eccoci qua. Mentre qua, aspetta che le trovo, eccole qua. Ok, vi faccio vedere messi uno davanti all'altro. Più o meno i colori del display sono un po' più accesi sul Mi 2S, mentre un po' più scuri, realistici sul Mi 3. Qua ci sono i neri, vedete, molto più nero sullo Xiaomi Mi 3 è molto più nero. I bianchi, e anche questi risultano più bianchi sullo Xiaomi Mi 3, mentre i colori risultano un pochino più sparati sul Mi 2S, ma bellissimi colori su entrambi i dispositivi. Quindi ora parliamo di audio. Allora, adesso, siccome il Mi 2S mi è stato prestato da mio fratello, non so se che canzoni abbia su questo telefono. Ne apro una a caso.
Audio molto buono, nella norma, non, niente di potentissimo, mentre per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 3, come vi ricordate, avevo detto che secondo me era uno dei punti che giocavano a sfavore, era proprio la cassa della Mi 3 perché risulta un po' gracchiante. Adesso vi faccio sentire una canzone abbastanza casuale, dove si sente con un bell'audio, per esempio questa. L'audio è potentissimo, però gracchia un pochino, secondo me. Poi entrambi hanno delle ottime casse, degli ottimi speaker. Per quanto riguarda la chiamata, l'audio incassa più o meno lo stesso. Quando la gente riceve la nostra chiamata, per entrambi si sente più che bene. Proviamo a fare la solita chiamata al 190. No, ho sbagliato. Mi 3. Benvenuto in Vodafone. Entrambi ottimi, si sentono bene, va benissimo. Poi facciamo invece, adesso vado a ripescare il browser anche nel Mi 3, una gara tra browser, quindi facciamo The Verge. TheVerge.com. Mi 3 velocissimo, un po' più veloce rispetto che al Mi 2S che è addirittura partito prima. Questa è la modalità. Purtroppo mobile, non so perché qua sta ricaricando sul Mi 2S. Ora andiamo su full site, e vediamo quali dei due se la cava meglio. Entrambi con lo stesso wifi. Mi 3 mi sembra rapidissimo, è partito anche un attimino dopo. Ha già praticamente caricato tutto. Invece a quanto pare il Mi 2S è... Una volta caricato tutto, questo è già finito, mentre il Mi 3 sta ancora caricando qualcosa. Oh, il caricamento sul Mi 3 non è finito effettivamente, ma mi sembra stiano caricando praticamente alla stessa velocità. Eccolo lo scrolling, è un po' più fluido sul Mi 3 per quanto riguarda il pinch to zoom, su entrambi va più che bene. Forse abbiamo un po' dei rallentamenti sulla Mi 2S, mentre qua Mi 3 è fantastico. Mi sembra sia davvero perfetto per quanto riguarda browser. Apriamo con entrambi un'altra pagina, sempre di The Verge, per vedere. Per fare un altro esempio di caricamento, si parla di smartwatch. Come vedete il Mi 3 è molto più veloce. Proviamo a scrivere un commento se si riesce. No, bisogna fare login. Vabbè, possiamo farne a meno. Comunque, per quanto riguarda la scrittura, vi dico che sono entrambi con la stessa tastiera, io uso SwiftKey, sono entrambi rapidissimi, non hanno rallentamenti nello scrivere, anche
il passare da una letterina all'altra è velocissimo, quindi navigazione su entrambi i dispositivi ottimo, sul Mi 3 ancora meglio. Ecco, per quanto riguarda la fotocamera abbiamo già visto dei piccoli bug che ha il Mi 3, mentre il Mi 2S dovrebbe essere perfetto. Tuttavia è stata molto migliorata la fotocamera sulla Mi 3 rispetto a Mi 2. Come vedete, i colori sono molto più realistici, molto più definiti. Adesso scatto una foto del nostro Buzz, una macro più che una foto, con una e poi con l'altra. Ok, ora andiamo a vederle su entrambi. Oddio, qua Mi 3 è venuta mossissima adesso, mentre sembra addirittura più bella quella del Mi 2S. Adesso riproviamo. Aspetta che prendo in mano solo il Mi 3. Ok, ora ci siamo. Allora, eccoci qua. Come vedete, i colori sono molto più accesi, più realistici sul Mi 3 rispetto che al Mi 2S. Anche guardate il vetrino del nostro Buzz, la scritta sotto. Mi 3 l'hanno migliorato parecchio sull'aspetto fotocamera. Poi potete vedere il video che ho già messo oggi per vedere la qualità video del Mi 3, secondo me è perfetta. Spero. Ah, ecco, un'altra cosa di cui volevo parlare invece è Google Maps, che, come mi è stato detto da un utente di YouTuber, Fabio si chiama, il Mi 3 effettivamente ha problemi a trovare segnale GPS all'interno della casa. Adesso vi faccio vedere il Mi 2S come si apre Google Maps, trova subito la mia posizione, mentre quando cerco una posizione con la mia posizione dal Mi 3 non mi trova niente. Questo è un problema che spero risolvano anche questo abbastanza in fretta. E niente, penso di aver fatto. Ecco, no, facciamo anche il gaming. Facciamo il gaming, l'ultima cosa rapidissima per vedere l'accensione. Mi 3 rapidissimo. Mi 2 ancora in caricamento. Vediamo sul Mi 3 come si comporta. Fluidissimo, veramente reattivo il gioco, non lag, il frame rate è altissimo. Anche quando passiamo in mezzo alle macchine, la polvere mi sembra non rallenti. Oh dai, sul Mi 3 gira davvero bene. Mentre vedete sulla Mi 2S, vediamo un po'. Benvenuto in Real Racing. Sì, va bene. Tocchiamo il freno, la telecamera. Partiamo, vediamo su questo come va rispetto al Mi 3. È un po' meno reattivo, forse, ma non. Sì, vedete un po'. Scatta quando arrivi in mezzo a tante macchine, inizia un po' a scattare il gioco. Vediamo qua. Sì, qua un po' scatta. Però vabbè, comunque si gioca benissimo anche sul Mi 2S, non mi lamento. Va bene ragazzi, spero di essere stato abbastanza utile. Mi era stato richiesto da un po' di utenti di fare questo paragone. Se avete bisogno di altri paragoni su questi due terminali, fatemi sapere che provo a farli. Bene. Penso di aver esaurito le cose che volevo dire.
Ciao a tutti ragazzi da Daniele.